Nel 73° anniversario delle quattro giornate, Napoli celebra la liberazione della città dall'occupazione nazista e lo fa con diverse iniziative e commemorazioni che si terranno fino a domenica in ricordo delle vittime. Questa mattina le cerimonie ufficiali, in collaborazione con l'ANPI e l'Istituto per la Storia della Resistenza Vera Lombardi, si sono aperte a Santa Chiara con la deposizione della corona d'alloro del comune sulla tomba di Salvo d'Acquisto. Le commemorazioni con il sindaco De Magistris sono proseguite in via Cesare Console, dove si trova la Stele dei Marinai, e dal mausoleo di Posillipo per la deposizione delle corone di fiori alla presenza dei rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine. Corone d'alloro sono state sistemate anche in Piazza Bovio e a Piazza Carità sulla Stele di Salvo d'Acquisto. Noi siamo profondamente orgogliosi come napoletani che Napoli è stata la prima città d'Europa che il 28 settembre del 1943, con le quattro giornate, si è liberata con una rivolta di popolo, dei napoletani, dall'oppressione e dalla dittatura nazifascista. Vuol dire che questa città ha nel sangue, ha nelle sue radici i valori della resistenza, della libertà, della fratellanza e dell'uguaglianza, e mai come quest'anno, posso dire, le quattro giornate sono sentite, perché avvertiamo l'esigenza di difendere la più bella Costituzione al mondo, che è quella nata dalla resistenza al nazifascismo.